Salvo per miracolo, il pilota è caduto con il proprio aliante a Triangia, l'aereo club di Sondrio. Per volare in sicurezza serve esperienza. Tragedia sfilata a Chiuro. Furgone privo di conducente invade i binari e viene travolto dal treno. Illesi i 25 passeggeri diretti a Tirano. Stagione invernale strepitosa a Livigno. Le presenze, oltre 1 milione, in aumento del 9%. Cresce il turismo tedesco e si conferma la settimana bianca. Tunnel della Mesolcina, in 700, firmano per la realizzazione del traforo. In gioco la centralità del passo Spluga, via diretta per raggiungere l'Europa. Grande successo per la 7ª stagione del Microfono d'Oro. Prima classificata Image, ma vince soprattutto la passione per il canto. Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del notiziario di Tele Sondrio News. Questa sera la cronaca in apertura. Si è temuto il peggio ieri a Triangia per un aliante precipitato nei boschi a 2000 metri di quota. Il pilota invece è uscito quasi illeso. Vediamo. Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri nei cieli di Triangia. Un aliante è precipitato schiantandosi fra gli alberi del Monte Rolla a 2010 metri di quota, in località Prato II, nel territorio comunale di Cassione Andevenno. Miracolosamente illeso il pilota Franco Villa, 58enne comasco che insieme ad un suo amico, col quale condivide la passione per il volo a vela, aveva deciso di trascorrere una domenica sorvolando la Valtellina. I due erano entrambi decollati dal SAT Brianza. Il collega del conducente è precipitato. Appena si è reso conto di quanto accaduto, si è subito diretto all'aviosuperficie di Caiolo in cerca di aiuto. Dalla base è prontamente decollato uno dei velivoli in dotazione al gruppo aereo della Protezione Civile, guidato dal presidente dell'aeroclub Enrico Magini, che in base alle indicazioni fornite dall'amico del pilota precipitato, ha guidato i soccorritori del 118 nel punto esatto dell'incidente. Noi l'abbiamo accolto e subito io l'ho imbarcato su un aereo nostro, di quelli del gruppo aereo protezione civile. Siamo decollati immediatamente per andare a identificare il punto dell'impatto per poi attivare i soccorsi del 118. Il mio collega Paolo Geminiani, che coordinava tutte le comunicazioni a terra, ha allertato il 118 facendo la chiamata. Logicamente purtroppo quei servizi partono con qualche minuto di ritardo perché bisogna fare la chiamata al centro operativo, il centro operativo poi incarica e permette l'uscita dell'elicottero. Noi eravamo già in quota e abbiamo raggiunto il punto, così abbiamo potuto, diciamo, con i piloti in contatto radio col pilota dell'eliambulanza coordinare le ricerche indicandogli il punto dell'impatto che nel giro di pochi minuti, diciamo, è stata localizzata la persona. Il pilota, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Sondrio per gli accertamenti medici. Sul posto, oltre ai tecnici del 118, anche una squadra dei vigili del fuoco di Sondrio, gli uomini del soccorso alpino e del SACF della Guardia di Finanza. A quest'ultimi il compito di allertare l'ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, e la magistratura, che ora indaga per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il procuratore Claudio Gittardi ha disposto l'apertura di un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato. E sulla questione sicurezza in volo, il presidente dell'Aeroclub di Sondrio, Enrico Magini, si concentra soprattutto sulla necessità di fare esperienza. Vediamo. È chiaro che con un incidente come quello accaduto ieri a Triangia si mette in discussione la questione sicurezza in volo. Prima di tutto bisogna distinguere fra velivolo a motore ed aliante, spiega il presidente dell'Aeroclub di Sondrio Enrico Magini. Il secondo, sprovvisto di motore, può viaggiare esclusivamente grazie alle correnti aeree e all'abilità del pilota. L'aliante è un aereo che normalmente l'aliante puro è un aereo senza motore, quindi viene trainato in quota da un aereo traino e viene sganciato, e questa sfrutta poi le correnti ascensionali o i venti per veleggiare e portarsi anche in quote superiore a dove è stato sganciato. Sicuramente il pilota di ieri aveva già percorso almeno 2 ore di volo a vela per arrivare qua, perché ha percorso almeno un centinaio di chilometri sfruttando le correnti dell'aria per arrivare qui. Come tutte le pratiche, sostiene, il rischio zero non esiste, ma questo non significa che non si possa volare in piena tranquillità. La cosa fondamentale, spiega, è l'esperienza. Il rischio maggiore è la poca formazione e la poca pratica, cioè non perseguire la pratica nel tempo, cioè costantemente. Chi si allena costantemente e, diciamo, ha una formazione buona riduce il rischio prossimo allo zero. Chi non esegue queste cose qua purtroppo aumenta il rischio a dei valori più alti.
Un altro elemento da non sottovalutare per gli appassionati del brivido d'alta quota è certamente il meteo. Fra i nemici principali, scarsa visibilità e temporali. Sicuramente le condizioni meteo sono quelle che comandano, l'abilità del pilota purtroppo non può fare i miracoli e nemmeno la macchina, perché ci sono un ballo delle leggi fisiche che non si possono superare. Bisogna conoscerle e saperle affrontare stando dalla parte della ragione con un margine di sicurezza. E continuiamo con la cronaca. Salvi per miracoli 25 passeggeri del treno che nel pomeriggio di ieri ha investito un furgone, lasciato privo di conducente, che ha invaso binari nei pressi della stazione di Chiuro. Gli uomini della polizia stradale non escludono si possa trattare di un atto doloso. Il servizio. Sfiorato il disastro a Chiuro nel pomeriggio di ieri, quando un furgone lasciato in sosta e privo di conducente ha invaso i binari ferroviari nei pressi della stazione, venendo travolto dal treno in transito. Quasi un miracolo che non ci siano stati né feriti né vittime, fortunatamente illesi i 25 viaggiatori che si trovavano sul diretto per Tirano. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente avvenuto verso le 14.30. Il proprietario del camioncino, interrogato dagli uomini della polizia stradale di Sondrio accorsi sul luogo, ha assicurato di aver lasciato il proprio automezzo con il freno a mano tirato e la marcia inserita. Non escludiamo si possa trattare di un atto doloso, commenta il sovrintendente capo dell'ufficio incidenti della polizia stradale, Oscar Farella. Purtroppo, conclude amareggiato, senza testimoni sarà difficile accertare la verità dei fatti. Da una prima ricostruzione dell'accaduto parrebbe che il furgone, parcheggiato nel piazzale privato della Nord Trekking, azienda attiva nel commercio e nella riparazione di motocicli e motocarri, si sia mosso autonomamente verso i binari ferroviari. In seguito all'impatto con il treno, il camioncino, dopo aver effettuato un test a coda, avrebbe urtato, danneggiandoli, due veicoli di proprietà dell'azienda, una Jeep e un piccolo rimorchio, esposti nel piazzale per la vendita ai clienti. Il traffico ferroviario ha subito un'interruzione di circa 2 ore e i passeggeri hanno potuto raggiungere la propria destinazione grazie all'ausilio del servizio di navette sostitutive. L'incidente a Chiuro ha preceduto di alcune ore un altro increscioso episodio avvenuto sulle linee ferroviarie di Trenord. Un poliziotto intervenuto in difesa di un capotreno è stato aggredito nei pressi della stazione di Carnate, in provincia di Lecco, da un gruppo di persone prive di regolare biglietto di viaggio. Da mesi denunciano congiuntamente le segreterie della CGIL di Lecco e Sondrio. Assistiamo ad un continuo stillicidio di aggressioni. Chiediamo che Trenord faccia tutto il possibile per garantire la sicurezza dei viaggiatori e del personale, concludono. Il suo capolavoro, L'albero degli zoccoli, il suo film più visto in Valtellina, Ne rubi del vino. È morto il regista Ermanno Olmi, figura unica nel panorama cinematografico, la cui macchina da presa ha accolto e narrato anche la nostra valle. Vediamo. Ha raccontato anche la Valtellina e questo territorio si è riconosciuto e identificato, come mai forse prima di allora, nella sua narrazione filmica. Anche in provincia di Sondrio oggi si piange la morte del regista Ermanno Olmi, che nel 2009 ha ritratto, o forse sarebbe meglio dire interpretato, scoperto, disvelato il sentimento più profondo di questa valle attraverso la sua viticoltura eroica nel film documentario Le rupi del vino. Grande poeta della cinematografia italiana, Olmi, bergamasco, nato nel 1931, era ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Asiago, città in cui viveva da molto tempo, conducendo un'esistenza lontana dal clamore e dedita alle sue passioni di sempre. Non a caso definito cantore della gente comune, Ermanno Olmi balzò sulla scena negli anni 60. A giudizio unanime il suo capolavoro resta L'albero degli zoccoli, fiaba contadina che si aggiudicò la Palma d'Oro a Cannes grazie ad un cast straordinario composto da attori non professionisti. Ma la lista dei premi che passa anche per il Festival di Venezia è lunga e le citazioni sarebbero innumerevoli. Per i valtellinesi se ne va un amico e un testimone d'eccezione, qualcuno che ci ha mostrato qualcosa che molti di noi non avevano mai visto pur vivendoci in mezzo. Si è conclusa nella fine settimana la lunga stagione invernale di Livigno, ultima località della provincia a chiudere le piste da sci dopo una stagione col segno più. Vediamo. La neve è ormai un lontano ricordo per le località sciistiche della provincia, ma non per quella di Livigno, che oggi si appresta a tirare le somme di una stagione eccellente.
Gli accanitei dello sci hanno potuto godere di qualche bella discesa fino a ieri, grazie alle ottime condizioni dell'innevamento che hanno permesso al comprensorio dell'Alta Valle di prolungare la stagione fino a primavera inoltrata. Il piccolo Tibet è l'ultimo a chiudere i battenti. Ed il bilancio, nonostante all'appello manchino ancora i dati di aprile, è decisamente positivo. 9% di presenza in più rispetto all'inverno passato, con 1.084.307 ingressi per una media giornaliera di ben 6.862 sciatori. Giornata clou quella dal 13 febbraio, quando sui tracciati si sono lanciati ben 13.602 amanti della neve. Non nasconde la soddisfazione il presidente dell'APT di Livigno, Luca Moretti. Il comprensorio dell'Alta Valle, dice, è forse l'unico, nell'intera provincia, a sfuggire dalla logica dell'ormai usuale turismo mordi e fuggi, vivendo esclusivamente di settimane bianche. Qui, turisti provenienti da ogni parte del mondo soggiornano un minimo 7 giorni. Il fenomeno si è rafforzato negli ultimi anni grazie al consolidamento dei 14 mercati di cui gode il piccolo Tibet. Tra questi, il principale è certamente quello est europeo, Repubblica Ceca, Polonia e Russia in testa, ma altrettanto importanti sono quello danese, belga e tedesco, quest'ultimo cresciuto in maniera esponenziale proprio nella stagione appena trascorsa. E se i turisti stranieri non prediligono periodi particolari dell'anno per godere di qualche bella sciata sulle piste, quelli italiani rimangono invece fedelmente legati alle tradizionali settimane di Natale, Capodanno e Carnevale. Le condizioni del manto nevoso sui 115 km di piste sono sempre state impeccabili, il commento del presidente dell'APT, un fattore che ha sicuramente favorito l'aumento delle prenotazioni anche a stagione inoltrata. Basti pensare che la terza giornata più importante a livello di presenze sui 31 impianti del comprensorio si è registrata addirittura in aprile. Disagi in vista per gli automobilisti che transitano quotidianamente sulla statale 39 del Passo di Aprica. Da oggi fino al 28 maggio, nel primo tratto di strada compreso Frattegno e Villa di Tirano, sarà istituito il senso unico alternato per consentire i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa a lato della carreggiata. Le corsie saranno invece regolarmente percorribili in entrambe le direzioni durante i giorni festivi e prefestivi. Il fiume Adda, grande protagonista del weekend in occasione dei campionati italiani di canoa e kayak, nei quali ha brillato l'atleta di casa Giorgio Dell'Agostino. Per lui, titolo tricolore sprint mancato per un soffio, ma successo nella prova individuale classica di selezione per i mondiali. Vediamo. Pioggia di medaglie e soddisfazione per tutti, anche se il titolo è sfuggito per un soffio all'azzurro di casa Giorgio Dell'Agostino ieri e sabato sulle acque di Piateda, dove si è svolto il campionato italiano di canoa e kayak FIC con selezione per l'imminente mondiale. Pochi millesimi di secondi hanno costretto il campione di casa ad accontentarsi, si fa per dire, del secondo posto nella prova sprint, un risultato che forse lascia un po' di amaro in bocca al canoista valtellinese che nella prima manche aveva fatto segnare il miglior tempo di gara. Per l'atleta in forza alla SD a Davila, soddisfazione di aver conquistato sabato la vittoria nella sua specialità, la gara classica di 3 km fino a Poggi Ridenti. Sono veramente soddisfatto della gara di ieri, ma anche di quella di oggi. Ieri è andata da Dio, il tempo è stato davvero fenomenale, sono stato contento di quello che è venuto fuori. L'atmosfera di gara è stata stupenda, il fiume era indescrivibile, avevamo un'acqua anche oggi veramente dei colori eccezionali, il livello eccezionale, di più non potevamo chiedere. Il meteo ci ha davvero graziati, sembra che ha fatto la gara lui con noi, quindi meglio di così direi che non potevamo proprio chiedere. Assoluto protagonista della due giorni tricolore seguita in diretta da Telesondrio News, il canoista veneto Mattia Quintarelli. Per lui ben 3 titoli nazionali conquistati nella categoria C1, C2 e C2 a squadre. La sfida individuale sul tracciato più breve l'ho vinta, ammette Quintarelli, anche grazie a un pizzico di fortuna. Rivalità in amicizia, diciamo, da quando ci siamo conosciuti e dura tuttora, poi oggi, ieri l'ha spuntata lui, oggi l'ho spuntata io, di qualche decimo, però alla fine siamo comunque entrambi soddisfatti, ci siamo anche destreggiati nella specialità del C2
e siamo riusciti a entrare in percentuale per essere selezionati in nazionale sia in C1 che in C2. Il bilancio è sicuramente positivo per Addavie Polisportiva Albosaggia, Ad Adventure, promotrici dell'evento tricolore. Nulla è stato lasciato al caso dalla predisposizione dei due differenti campi gara, uno allestito a Poggi, secondo appunto a Piateda, Boffetto, alla gestione dell'accoglienza degli atleti e dei rispettivi entourage, fino alla realizzazione degli eventi collaterali, macchina organizzatrice promossa a pieni voti dalla federazione, che di nuovo invita comitato organizzatore, enti e territorio a pensare più in grande. Sono oltre 700 le firme raccolte per la realizzazione del tunnel della Mesolcina. Il traforo garantirebbe un passaggio diretto fra la Valle Spluga e la Svizzera, favorendo sia il turismo che la mobilità dei lavoratori frontalieri. Vediamo. Correrà un giorno nelle tue viscere l'arduo traforo, così il poeta chiavennasco Giovanni Bertacchi invocava, sin dal 1922, la realizzazione del traforo dello Spluga. Sono oltre 700 le firme raccolte in queste settimane per realizzare l'opera cara al poeta, simbolo della Val Chiavenna, il traforo San Luigi-Guanella, tra il comune di Campodolcino e Mesocco, nel Canton Grigioni. Complice dell'elevata affluenza la difficile situazione viabilistica in cui versa la Valle Spluga. Dal 13 aprile scorso, infatti, la frana di Galivaggio incombe sulla strada statale 36, rendendo difficili e pericolosi i collegamenti tra i comuni di Campodolcino e Madesimo e il resto della Val Chiavenna. C'è bisogno di far fare alla nostra realtà provinciale, alla nostra realtà di valle, un salto qualitativo verso un rapporto molto più assiduo e molto fecondo con la vicina Svizzera. Il problema è quello di far sì che le valli non siano isolate, ognuno pensa a se stesso, ognuno pensa alla propria valle, eccetera. Una valle, anche quando anche fosse svizzera o quando anche fosse italiana, deve poter costituire un punto, uno sbocco e una sicura valvola di sfogo in fatto di viabilità all'altra stessa valle. L'importanza del passo dello Spluga, unica via diretta in tutto l'arco alpino per raggiungere il resto dell'Europa, balza facilmente agli occhi. L'attraversamento delle Alpi, solitamente possibile superando due o più valichi, con lo scavallamento dello Spluga riduce drasticamente le tempistiche di percorrenza. Il tunnel della Mesolcina non porterebbe, inoltre, benefici unicamente turistici e commerciali. A sfruttare maggiormente la nuova via di comunicazione sarebbero infatti le migliaia di lavoratori frontalieri provenienti da Val Chiavenna, Valtellina e Alto Lario che, quotidianamente, percorrono la strada statale 36 e il passo dello Spluga. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Poi più avanti nell'articolo 4 si dice e promuove le condizioni perché questo possa essere avverato e realizzato. Nella realtà dei fatti l'Italia non è che abbia fatto poi molto per quanto riguarda questi aspetti qui, che almeno sistemi le strade per far sì che i nostri lavoratori della nostra provincia, delle province di Bergamo, di Brescia e della parte alta del lago di Como possono andare a lavorare senza dover troppo faticare inerpicandosi sulle stretti tornanti della Valle Spluga, no? Anche quest'anno il bacino imbrifero dell'Adda lancia il bando che premia le tesi di laurea, volte alla conoscenza della Valtellina e della Val Chiavenna e delle sue peculiarità paesaggistiche, territoriali, economiche e socioculturali. Possono partecipare al bando i residenti in provincia di Sondrio che al 31 dicembre non abbiano compiuto 27 anni d'età e che si siano laureati nell'anno 2016-2017. Chi vorrà presentare domanda al BIM potrà farlo entro le ore 12 del 15 maggio e sono previsti premi da 1.500 euro per le tesi magistrali e 1.000 per quelle triennali. Grande successo per la 7ª edizione del Microfono d'Oro. Al concorso Canoro vincono la passione per la musica e l'amicizia. Il servizio. Il teatro della Società Democratica Operaia vola sulle note di Imagine di John Lennon e così, esibendosi in uno dei brani simbolo della storia della musica, la giovanissima Francesca Feci si aggiudica il primo premio della 7ª edizione del Microfono d'Oro, concorso musicale per cantanti dilettanti organizzato dalla Società di Mutuo Soccorso della città del Mera.
una passione per il canto coltivata sin da piccola, grazie al sostegno e all'appoggio di amici e genitori, come emozionata racconta la stessa Francesca poco prima della sua esibizione. Fin da piccola canto e è una cosa che è andata sempre crescendo fino adesso che sono qua a esibirmi davanti a tutti. Il nostro obiettivo però principale è quello di fare un bel concerto, di conoscere persone nuove, stringere nuove collaborazioni. Diciamo che il concorso è un po' un pretesto. Riusciamo quasi sempre a riempire il teatro in due serate, quindi poi i cantanti vengono dalla Val Chiavenna, dalla Valtellina, quest'anno anche dal Lago, a volte anche dalla Brianza, quindi diciamo che c'è un bacino di pubblico molto ampio. Venerdì la prima parte della manifestazione, durante la quale 14 concorrenti, selezionati fra oltre 30 candidati, si sono affrontati sul palco della Società Operaia, strappando applausi ai numerosi spettatori. Solamente 8 di loro, i migliori, scelti congiuntamente dalla giuria e dal pubblico, hanno potuto accedere alla finale nella cornice di un gremito teatro durante la serata di sabato. Oltre a Francesca, altro podio per Natalie Franquelli, salita sul palco con un convolgente arrangiamento di Alleluia di Alexandra Burke, e Daniela Cerboni, che ha proposto al pubblico il brano Titanium dei Boys Avenue. Tanto divertimento, che poi alla fine è quello che mi trasmette il canto, amicizia, perché comunque sia ho conosciuto tanti ragazzi bravi, simpatici e con una passione che è come quella che ho io, e quindi per forza di cose ci si va tutti d'accordo. Sicuramente divertente per tutti, emozionante anche, spero che vada tutto bene sicuramente. E niente, spero che diciamo le amicizie che si sono formate si possano continuare anche fuori. E con questo si conclude il nostro notiziario. Vi auguro buona serata e a risentirci alla prossima edizione. Thank you.